Buonasera, le lettrici e lettori, siamo di nuovo qui per il secondo appuntamento di questi nostri appuntamenti della TV del Manifesto che ci portano al 25 aprile, ormai mancano soltanto 3 giorni. Siamo nella redazione del Manifesto con Luciana Cimmino e Buonasera a Andrea tutti. Carugati. Buonasera. E dunque mancano appunto 3 giorni al 25 aprile e man mano che si avvicina la data aumenta esponenzialmente l'imbarazzo delle difficoltà di questa maggioranza di governo rispetto a questa data che ricorda appunto la liberazione il 25 aprile del 45 e questo imbarazzo, queste difficoltà di una destra che non riesce naturalmente a dichiararsi antifascista, come è giusto che sia, perché antifascista non è, e si manifesta in sempre nuovi disastri. L'ultimo è questa vicenda della censura, insomma, della mancata convocazione di rispetto dell'impegno che la RAI aveva preso con Scurati, con lo scrittore Scurati, l'avete sentito tutti e se ne continua a parlare tanto. Oggi la polemica è continuata, non è stato l'unico episodio perché come abbiamo raccontato noi nel giornale di ieri c'è un precedente che riguarda lo stesso programma ma un'altra scrittrice, anche lei gli era stato chiesto un monologo, in questo caso sulla violenza di polizia sugli studenti, anche quello monologo di Nadia Terranova era stato poi cancellato dalla RAI. L'azienda, la TV pubblica sembra essere in pieno marasma perché adesso si rincorrono accuse reciproche dopo quelle poco credibili scuse iniziali che parlavano di motivazioni economiche. Hanno tentato, diciamo, di riparare in questo modo con motivazioni economiche, però motivazione che è rapidamente caduta. Sapete che il manifesto ormai quasi un mese fa ha lanciato un appello perché la manifestazione del 25 aprile a Milano quest'anno fosse una manifestazione più grande del solito, più partecipata degli ultimi anni, una manifestazione speciale per un 25 aprile particolare. Oltre che in diretta sul nostro sito, siamo in diretta anche naturalmente su Facebook del Manifesto, ma anche sui siti dell'ARCI e di Mediterranea, due associazioni che sono con noi nella campagna di abbonamenti. Più tardi ne parleremo. Abbiamo nella trasmissione di oggi ben 4 ospiti con i quali dialogheremo. Tra un minuto, ma adesso io faremo insieme a Luciana ed Andrea 4 chiacchiere e piccole interviste con loro. Ma adesso io per le ultime notizie della giornata do la parola ai miei colleghi. Andrea, oggi la polemica sulla RAI e sulla censura Scurati è stata di nuovo protagonista delle cronache politiche. Sì, certamente, appunto perché come dicevi tu, il caso forse ormai è andato un po' fuori controllo anche da parte di chi lo aveva. Probabilmente c'è una concezione da parte della destra del servizio pubblico e della televisione in senso generale che non contempla il fatto appunto che con i social la censura è difficile applicarla e soprattutto viene subito scoperta. E quindi diciamo c'è un controllo che è un po' da anni 80, se vogliamo essere sinceri, cioè la presunzione che censurando qualcosa sulla TV pubblica o privata, diciamo, perché non dimentichiamo mai che insomma le altre tre reti televisive sono di proprietà della famiglia Berlusconi, che è ancora un partito, quindi no, quando si parla della libertà di informazione in Italia non possiamo dimenticare completamente questo aspetto del cosiddetto conflitto di interessi che sopravvive, diciamo, alla scomparsa fisica del Cavaliere. E quindi ovviamente c'è questa difficoltà perché ovviamente questa censura ha dato un risalto a questo monologo di Scurati molto più alta di quello che avrebbe avuto andando in onda regolarmente, e quindi la stessa Meloni, in qualche modo, pubblicandolo sui suoi social, cercando di apparire
come dire, democratica, ha fatto anche lei un po' un pasticcio, no? Diciamo, qualcuno ha detto che questo incidente, chiamiamolo incidente, ma è chiaramente un eufemismo, della destra al potere e in qualche modo ha dato persino nuove motivazioni, ulteriori motivazioni alla partecipazione del 25 aprile. Tu stai seguendo dall'inizio le mobilitazioni e la campagna di avvicinamento a questo 25 aprile. Mi pare che tutto lascia sperare che sarà che a Milano troveremo tanta gente. Sì, le adesioni che stanno arrivando sono numerosissime, di ogni tipo, sia molte individuali che molte di associazioni che evidentemente sentivano proprio il bisogno di scendere in piazza in un momento che, in cui si potesse manifestare per diverse esigenze che sono tutte impellenti, la pace, il lavoro, la sanità, eccetera. Devo dire però che la destra con i suoi pasticci offre sempre un motivo per scendere in piazza, non ci dimentichiamo che per la manifestazione dello sciopero generale della CGIL e della UIL, Salvini disse quella cosa che li voleva precettare, causando poi diciamo, noi abbiamo fatto anche la prima pagina che è molto piaciuta, precetto la qualunque, e poi è successo che molta gente in piazza poi alla manifestazione aveva la prima pagina del manifesto. Quindi No. sono gaffe che. Sul giornale di domani noi abbiamo un'intervista al segretario della CGIL Maurizio Landini che ci spiega le ragioni per cui il suo sindacato accoglie l'appello del manifesto e sarà in piazza a Milano come sempre. La prima di queste interviste l'abbiamo fatta però come era giusto, l'hai fatta tu Luciana come era Sì. giusto al presidente nazionale dell'ANPI Pagliarulo che è collegato con noi, è il padrone di casa della manifestazione di Milano, ecco lo vedo Gianfranco. Ciao Gianfranco, ci senti? Sì, sento forte e chiaro. Buonasera a tutte e tutti voi e agli ascoltatori. Ciao, allora dicevamo che come non bastassero le tante motivazioni che ci sono ogni anno naturalmente per ricordare, ma ricordare forse non è la parola giusta, per rivivere i valori e le ragioni della lotta di liberazione, della resistenza del 25 aprile, quest'anno ce ne sono di più, probabilmente per un 25 aprile particolare. Qual è la tua opinione? Ma sai, è davvero un 25 aprile particolare. Io colgo l'occasione per ringraziare con tutto il cuore il manifesto per l'appello che è stato per noi un bellissimo assist al fine di far sì che la manifestazione di Milano e in realtà tutte le manifestazioni in Italia sia particolarmente partecipata. È particolare secondo me per tre ragioni che abbiamo provato a raccogliere in una sola parola d'ordine, che è la nostra parola d'ordine nazionale, che è questa: viva la Repubblica antifascista. Le ragioni sono le seguenti. La prima è una serie di anniversari. Giustamente Scurati ha ricordato il centesimo anniversario dell'assassinio di Giacomo Matteotti e ha ricordato l'ottantesimo delle stragi efferate di Sant'Anna di Stazzema, delle Fosse Ardeatine e di Marzabotto. Mi permetto di aggiungere che l'anniversario è stato anche l'anniversario dei grandi scioperi del marzo del 1944 che hanno segnato l'inizio della fine, diciamo così, del regime di Salò, e anche l'anniversario della liberazione di diverse città, a cominciare da Roma il 4 giugno e poi Firenze, Ancona e tante altre città. Ma aggiungo una cosa di cui fino ad oggi non ho letto nulla, che c'è anche un altro anniversario ed è il 50°. Mi riferisco al 1974, quando il 28 maggio ci fu la strage di Piazza della Loggia a Brescia e ad agosto, nella notte fra il 3 e il 4, ci fu la strage sul treno Italicus. Ora, tutto ciò, mi aggancio in particolare a queste vicende drammatiche del 74, rinviano alla natura intrinsecamente fascista, intrinsecamente violenta del fascismo. Tutti sanno, almeno spero, che la strage di Brescia e la strage di Italicus, come anche quella di Piazza Fontana,
furono causate da un intreccio di poteri dentro i quali c'erano i fascisti che hanno svolto una funzione fondamentale. Questo riguarda l'ottantesimo. Il secondo motivo è la situazione interna. L'avete detto voi, mi permetto di aggiungere due parole. Ci sono evidenti pulsioni autoritarie, sia da parte della Lega che da parte di Fratelli d'Italia, che si manifestano in forme diverse, nella Lega con un nazionalismo piuttosto sgangherato e contraddittorio perché è il partito che ha fortemente voluto il disastro dell'autonomia differenziata, che temo fra poco diventerà legge. Ma poi c'è il nazionalismo, diciamo, molto più inquietante di Fratelli d'Italia, che ruota attorno a alcune parole chiave sovente usate dal Presidente del Consiglio, che sono nazione, destino, doveri, italianità, che puntano sostanzialmente a riproporre una forma di nazionalismo, diciamo così, contemporaneo e che affonda nella cultura politica del movimento sociale. Ma il punto più alto di questa pulsione autoritaria, io lo trovo nel progetto di premierato che non è frutto della cultura costituzionale, ma di un antico pensiero che è nell'anima del movimento sociale italiano fin dalla sua nascita, cioè nel 1946, ribadito fino alla fine da Giorgio Almirante, mi pare nel 1983, che è quello sostanzialmente dell'uomo solo al comando. Se unite tutti questi puntini in un unico disegno, troverete un disegno molto sgradevole. Aggiungo l'ultimo puntino, il revisionismo politico, che è teso in ultima analisi a legittimare il fascismo e delegittimare la resistenza. Non entro nel merito per brevità, ma aggiungo che nel revisionismo c'è anche un altro elemento che non va sottovalutato. Il tentativo di presentare gli anni 70 come gli anni della violenza rossa, ricordando alcuni fatti terribili come l'assassinio di Ramelli a Calarenzia, e delegittima e come si può dire, ignorando lo stragismo e la quantità rilevantissima di omicidi che furono commessi dai fascisti in quegli anni. L'ultimo elemento che caratterizza questo 25 aprile è la terribile drammaticità della guerra. Anche qua proverò a essere telegrafico. Io penso che siamo in una fase di straordinaria e drammatica accelerazione della storia. Il cuore del problema è che si mette in discussione un mondo governato dall'unipolarismo americano. Questo è il punto centrale. Ah, evidentemente è caduta la linea. Sì, vabbè, magari mentre si riattacca. Luciana, tu volevi fare una domanda sicuramente, ma credo che Pagliarulo abbia nel suo intervento assorbito Sì, praticamente già tutto quello tutte che le avremmo dovuto domande. Gli chiedergli, sì. volevamo chiedere della guerra, gli volevamo chiedere appunto del neofascismo, ma è intervenuto su tutto. Tu invece avevi forse un'altra domanda, no? No, io credo che Davide. appunto davvero lui abbia toccato tutti i temi e come questi poi si intrecciano reciprocamente, no? La memoria e il presente, che un po' è la chiave, no, del nostro appello, della nostra manifestazione, Certo. cioè un'operazione che guarda all'oggi e al domani dell'Italia, e non solo dell'Italia, e come dire, non ha soltanto uno spirito di ricordo, ma è molto presente e molto attuale. Va bene, allora approfittiamo di questo momento nell'attesa di vedere se Pagliarulo può ricollegarsi, ma anche l'abbiamo avuto parecchio con noi, anche solo per salutarlo, per spiegarvi per quale ragione oggi abbiamo anche altri ospiti. I lettori e le lettrici del manifesto lo sanno. Ecco che è tornato Gianfranco. Che è successo? Tutto a posto? Ci sei di nuovo? Sì,
vuoi finire, poi mi prendo ancora un paio di minuti se No, 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 avevamo. eravamo rimasti all'unipolarismo americano, lì siamo caduti No, ecco, allora sull'unipolarismo. continuo. Diciamo, la situazione di guerre che sono in corso è la spia di questi cambiamenti di cui non sappiamo l'esito. Questo naturalmente riguarda in primo luogo l'Ucraina e la drammatica situazione in Palestina, ma riguarda anche altri teatri. Ora, registro questo fatto che a 2 anni di distanza dall'invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina, la Russia ha occupato una quantità di territori ucraini molto superiore ai territori che avevano dichiarato l'indipendenza, e cioè la Crimea, e l'autonomia, cioè il Donbass in particolare. Non mi pare un grande risultato. A 2 anni di distanza non vedo segnali di trattativa. Continua un terribile e reciproco riarmo, e abbiamo scoperto tutti, oramai da diverso tempo a questa parte, che un possibile accordo che stava per andare in porto fra le due parti nel marzo del 2022 fu sostanzialmente sabotato dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti d'America. Ora io non posso entrare nei particolari, ma registro il fatto che a 2 anni di distanza e dopo tante armi e tante sanzioni e dopo tante chiacchiere sul fatto che si sarebbero spezzate le reni alla Russia, il risultato finale è il seguente: fonte Fondo Monetario Internazionale, nel 2024 il prodotto interno lordo della Russia è previsto al 3,2%, quello dell'Unione Europea allo 0,9% e quello dell'Italia allo 0,7%. C'è l'Unione Europea in stagnazione e la Germania in recessione. Un vero disastro con il rischio di una guerra nucleare che incombe. Forse è giunto il momento di voltare pagina e di provare a far sì che l'Europa, l'Unione Europea, dica una parola che riguardi il negoziato, la trattativa e la diplomazia. Pagliarulo, La scusa vicenda se ti palestinese. interrompo con una domanda al volo, ma tu ti ricorderai che nella primavera 22, subito dopo lo scoppio della guerra, ci furono forti polemiche, no, che riguardarono anche voi e il PD, e che la manifestazione poi del 25 aprile Riguardavano anche. voi e il PD, diciamo, rispetto al tema delle armi. Ti ricordi che furono settimane di discussione piuttosto animata? Voi del PD hai Voi detto, non ho e il capito. PD, cioè ampi e PD. Ci furono polemiche tra voi in quelle settimane che precedettero il 25 Sì. aprile a Milano, proprio per Ma io l'invio. non c'entro col Partito Democratico, non sono iscritto a nessun No, ho partito detto tra voi ampi e il PD ci furono polemiche in Ah, quelle sì. settimane, molto Ma dure. sai, Volevo ma chiedere se guarda, quest'anno senti dimmi. che sono superate, oppure no, oppure ancora c'è una tensione legata alla questione di come porsi verso l'Ucraina. Ma francamente io con tutti gli amici e i compagni del Partito Democratico con cui sono in rapporto da diverso tempo, non ho mai avuto particolari polemiche. Al congresso nazionale del 22 che svolgemmo a marzo, un mese dopo l'invasione, invitammo l'allora segretario Enrico Letta. Ho avuto il piacere di conoscere e ho un rapporto tutto sommato abbastanza continuativo con la segretaria del Partito Democratico. Mi pare che lo fe certo, ci furono anche delle voci pesantemente critiche, ma quello che ricordo di quella infelice stagione, infelice per la democrazia italiana, fu un assalto mediatico senza precedenti all'ANPI e Certo. incidentalmente alla mia persona, accusato delle cose più ignobili. Mi ricordo un corsivo di un personaggio del Corriere della Sera che definì l'ANPI Associazione Nazionale Putiniani d'Italia, insomma, No? quanto peggio si può ascoltare. Ho l'impressione che i fatti abbiano dato torto a questi personaggi, perché le cose, ahimè, stanno andando come avevamo previsto, e cioè che la guerra continua a seminare sangue e dolore. Credo che siano abbondantemente superati i 100.000 morti,
mezza Ucraina è distrutta, milioni di ucraini sono espatriati e forse sarebbe il caso, la politica dell'Unione Europea, sanzioni più invio di armi, ha avuto un effetto boomerang, nel senso che ha danneggiato enormemente l'economia dell'intera Europa. Tutte queste cose mi fanno pensare che, ahimè, avevamo proprio ragione e che bisognerebbe girare pagina. Accenno soltanto alla sconvolgente vicenda della Palestina, se posso continuare, dove stiamo assistendo a una carneficina mai vista. Aggiungo, per essere chiari, che questo non giustifica in alcun modo il massacro del 7 ottobre e gli ostaggi civili ancora in mano a Hamas. Ma anche in questo caso, aggiungo un altro fatto, su questo più di me potrà dire il mio amico Walter Massa: incombe l'assalto dell'esercito israeliano su Rafah, dove sono concentrati più di 1 milione di palestinesi. Cosa Esatto. può succedere ove vi sia questo assalto? Lo sa soltanto il cielo. C'è la possibilità di una carneficina senza precedenti e penso che dovremmo fare il possibile per evitare e impedire questa ulteriore carneficina. Va In bene, tutto anzi. questo scenario, no, No. mi colpiscono i doppi standard che si utilizzano dall'Unione Europea. Che cosa vuol dire doppio standard? Vuol dire semplicemente due pesi e due misure. Diverso è l'atteggiamento di violenta critica, giusta da questo punto di vista, nei confronti della Russia di Putin da parte dell'Unione Europea, rispetto all'atteggiamento che ha nei confronti di Netanyahu. E questo è veramente inquietante. Mi Va permetto di bene. aggiungere l'ultima considerazione. Ci sono fatti Ci veramente sento. inquietanti. MedOr è una fondazione della Leonardo, che come si sa, è l'impresa statale che produce armi in quantità gigantesche, una delle prime in Europa. Ebbene, nel comitato scientifico di MedOr sono presenti 18 rettori di altrettante università italiane. Quanto basta per giustificare e spiegare e sostenere la battaglia che gli studenti stanno svolgendo nei confronti di questa scelta molto grave da parte di questi rettori? Grazie, grazie mille. Grazie mille Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell'ANPI, e ci si vede in piazza a Milano. Grazie mille. E no, noi andiamo avanti con la seconda parte della nostra trasmissione. Dobbiamo parlarvi di due iniziative del manifesto. Una facciamo prestissimo perché si tratta di questo supplemento speciale che domani lettori e lettrici troveranno in edicola insieme al manifesto. È un inserto di circa 80 pagine dedicato al centenario della nascita di Rossana Rossanda, la nostra fondatrice. Troverete articoli e riflessioni contemporanee scritte da compagni e amici di Rossana e anche tanti articoli dello sterminato archivio di Rossana Rossanda. Dei pezzi che ha scritto per il manifesto per 50 anni sostanzialmente. Nella seconda parte della nostra trasmissione invece siamo collegati con i rappresentanti di tre associazioni, che sono tre tra le tante associazioni che accompagnano il manifesto nella sua campagna di abbonamenti speciale che abbiamo messo in campo questa primavera. E, una campagna di abbonamenti. Con un abbonamento a prezzo speciale che ha la particolarità di consentire a chi sceglie di abbonarsi di donare una parte di quell'abbonamento a una delle associazioni, a un'associazione a sua scelta tra le tante che aderiscono a questa campagna. Ci sono collegati il presidente nazionale dell'ARCI, il presidente di Antigone e la presidente di Mediterranea, con i quali adesso cominciamo una breve chiacchierata, cominciando magari da Walter Massa, che vedo in maniche di maglietta e beato a lui. Qui noi abbiamo a Roma abbiamo molto freddo, invece oggi non so dove lui sia, ma mi fa piacere per lui. Ciao Walter, ci senti? Ciao Andrea, ciao a tutti e tutti. Sono a Genova, guardate, sono a Genova oggi. Sì, quindi, ma io sono, diciamo così, sono uomo di montagna e quindi sono abituato alle temperature fredde.
Senti Walter, prima dici una cosa di cui siamo molto curiosi. Come va l'organizzazione per le manifestazioni, per la manifestazione di Milano, immagino anche altrove, dell'Arci? Ma direi bene, direi che io ho notizie molto positive in giro per l'Italia per le tantissime iniziative che si stanno organizzando, ovviamente insieme all'AMPI e a tante altre realtà. Però c'è davvero adesso non so se chiamarlo un ritorno, ma c'è sicuramente una tensione maggiore, evidentemente dovuta alle cose che stanno accadendo non solo nel nostro paese, ma anche in giro per il mondo, ahimè. E credo che il 25 aprile stia sempre più rappresentando, ed è questo un elemento che io credo, tra i tanti anche di quelli che ha raccontato e di cui ha parlato Gianfranco, l'elemento centrale, cioè noi sostanzialmente siamo arrivati a un punto in cui non solo la nostra Costituzione è stata tradita, e ce ne stiamo rendendo conto cammin facendo, ma credo che siano stati traditi anche gli stessi valori europei usciti dalla Seconda Guerra Mondiale. Quindi credo che ci sia più che un bisogno di scendere in piazza a Milano e di scendere in piazza, manifestare, festeggiare, perché va ricordato che questa è comunque la festa della liberazione, e festeggiare la nostra Costituzione, la resistenza, la lotta partigiana e difendere il nostro futuro. E anche, come reciterà lo striscione di apertura, della manifestazione di Milano, chiedere il cessate il fuoco. Tu sei stato, lo ricordava Pagliarulo, sei tornato da non tanto tempo, da una spedizione, una carovana che si è spinta fino al confine tra l'Egitto e la striscia di Gaza, e c'era tra l'altro insieme ad altri colleghi, tra i tanti giornalisti, anche la nostra Chiara Cruciati, e c'è stato anche qualcuno che ha detto: beh, la guerra non c'entra col 25 aprile. Tu che pensi? Ma c'è stato che qualcuno 2 anni fa che ha scoperto Bella Ciao manifestando in piazza a Milano e festeggiando l'invio di armi, quindi succede un po' di tutto in questo mondo. La guerra c'entra e come? La guerra c'entra e come? Perché lo dicevo prima, quei valori europei usciti dalla Seconda Guerra Mondiale andavano in una direzione completamente opposta di quella che stiamo vivendo oggi rispetto all'Europa e rispetto al mondo. Gianfranco diceva delle cose molto sensate che io condivido tantissimo, appunto, i numeri dell'Ucraina. Noi adesso forse informalmente per la prima volta abbiamo qualche numero rispetto alle vittime di questo conflitto, che sembrava, diciamo così, non avere vittime. Noi sui giornali per 1 anno e mezzo abbiamo letto al massimo pianificazioni militari da parte di giornalisti, occupazione di suolo e di terreno, ma nessuno parlava mai di morti, che invece ci sono e purtroppo, ahimè, come in tutte le guerre, sono tanti. Dall'altra parte, in Medio Oriente, stiamo assistendo a ciò che il rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito, l'apocalisse. Quindi credo che ci sia poco da dire. Il cessate il fuoco è un pezzo significativo della nostra manifestazione, delle nostre manifestazioni, mi permetto. Sicuramente anche un pezzo di ciò che porteremo a Milano, come Arci, perché il cessate il fuoco oggi è la condizione necessaria per un vero e proprio intervento umanitario. Basta, chiedo Guardate. scusa, una domanda, ma ci viene detto a noi, a voi, che insomma questo periodo di pace e prosperità che è seguito alla Seconda Guerra Mondiale sostanzialmente si è esaurito nel 22 e che noi siamo come quelli che sostanzialmente che non si rassegnano e in qualche modo vanno con le mani alzate di fronte ai nemici dell'Occidente e quindi sono dei pacifisti che in realtà siamo dei pacifisti che in realtà stanno aiutando chi vuole distruggere il nostro mondo, il nostro modo di vivere, i nostri valori e anche la nostra pace. E quindi, come dire, siamo degli imbelli che stanno preparando il terreno all'arrivo di mostri che ci toglieranno tutto. Ecco, la domanda è questa: tu come reagisci a questo tipo di accusa, a questo tipo di pensiero? Ma guarda, dalle mie parti, nella mia città, Genova, si direbbe questo, si direbbe che questa è una delle più grosse belinate che si possano dire, nel senso che noi, io guardate,
credo di essere, di rappresentare anche un'organizzazione che tutto si può dire fuorché sia un'associazione di anime belle, perché appunto sull'Ucraina a noi siamo stati accusati di putinismo in compagnia con Ampi e altri. 10 giorni dopo abbiamo organizzato una manifestazione, 10 giorni dopo lo scoppio della manifestazione, scusate, dell'occupazione, una manifestazione con 50.000 persone. E già lì chiedevamo, dopo 10 giorni, di non inviare armi all'Ucraina. Siamo stati però contestualmente anche l'organizzazione che ha accolto e sta accogliendo in questo momento un numero impressionante di cittadini ucraini, perché appunto quelli che mandano le armi poi stanno seduti nel loro bel divano in casa a non fare nulla. Siamo anche quelli appunto che hanno organizzato la carovana per Rafah e siamo anche quelli che stiamo sostenendo le famiglie palestinesi dentro la striscia di Gaza attraverso meccanismi che ovviamente non vi sto a raccontare, ma che sono meccanismi molto concreti. Come reagisco? Reagisco dicendo che la pace per noi è una scelta politica e che la pace è una scelta da difendere a tutti i costi ed è anche l'unica soluzione che oggi può in qualche modo costruire un futuro in questo paese e nella nostra Europa. Non ci sono altre scelte possibili. Le altre scelte sono scelte scellerate e sono scelte di convenienza. Sono le scelte dei fabbricanti di morte e di armi che sulla nostra pelle provano, diciamo così, a costruire il loro futuro. Ecco, io credo che il 25 aprile debba segnare un'inversione di tendenza. Siamo già in una condizione in cui l'opinione pubblica è da tempo favorevole al cessate il fuoco e al non invio delle armi. Credo che finalmente anche la politica, o con le buone o con le cattive, in qualche modo dovrà prendere consapevolezza di questa grande maggioranza. Va bene, Walter, ti ringraziamo e ci diamo appuntamento a Milano. L'impressione che ci vedremo, perché tra l'altro lo spezzone del manifesto, lo striscione del manifesto, sul giornale, sul sito, trovate l'indicazione su dove trovarci giovedì in piazza, chi vuole venire a sfilare con noi, è molto vicino a quello dell'Arci, quindi compatibilmente con la grande affluenza che è prevista ci vedremo a Milano sicuramente. Posso solo dirvi, Andrea, posso solo dirvi che ci sta anche un tir, noi abbiamo preso un tir per stare in piazza. Va bene, anche quindi, la musica quindi. Certo, quindi ci vedrete. Va bene, buon 25 aprile, Walter, a presto, grazie. A voi, grazie, buona serata. Adesso facciamo due chiacchiere con Laura Marmolada, che è la presidente di Mediterranea, e queste nostre chiacchiere capitano proprio in un momento particolare, perché con la sentenza di Trapani è stato stabilito, dopo anni, che le associazioni che si occupano di salvare vite umane in mare non fanno i taxi, non fanno un servizio taxi. Sì, buonasera a tutte e tutti. Abbiamo fatto una grandissima scoperta grazie alla sentenza delle udienze preliminari durate 7 anni a carico dell'equipaggio della crew della Juventa, che effettivamente quello che facciamo in mare non è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, non è un pull factor, non è un fattore di attrazione, ma è un'azione fondamentale nel tentativo di non lasciare indietro nessuno e di fare in modo che una delle rotte migratorie più mortali al mondo possa avere il minor numero di morti possibili lungo un percorso che porta decine di migliaia di uomini, donne, bambine e bambini a spostarsi nel tentativo di cercare una vita migliore, più dignitosa, ovunque sia possibile, e drammaticamente lontano dalle loro case. Ci dimentichiamo spesso che la migrazione non è un viaggio di piacere, nessuno migra per piacere, si va via, ogni migrazione, ogni partenza è una lacerazione, è uno strappo, è una perdita, ma è il desiderio disperato di vedere salva la vita propria e dei propri cari. Ci auguriamo che questo possa succedere a tutti e a tutte le organizzazioni della flotta civile. Noi, mi piace ricordare che ci sono 7 fra i nostri membri degli nostri equipaggi di mare che sono imputati adesso a Ragusa per un'accusa praticamente gemella, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per aver effettuato un salvataggio nel 2020. Speriamo che il tribunale di Trapani, la sentenza di Trapani, sia di ispirazione come quella di altri tribunali. Laura, tu hai scritto un articolo per noi e, nel condividere, diciamo, le ragioni del nostro appello, hai spiegato perché il vostro impegno,
è a pieno titolo dentro la manifestazione del 25 aprile. Vuoi ricordarlo un po' ai nostri quali sono le ragioni di fondo, diciamo, della vostra partecipazione e ai nostri ascoltatori? Sì, grazie. Innanzitutto, diciamo, l'esigenza di raccogliere un appello per noi importantissimo, quello fatto dal manifesto rispetto al 25 aprile, che ci trovava, come dire, pienamente solidali e partecipi. E poi perché, la concomitanza per noi è stata decisamente importante. Il lancio della campagna del manifesto è venuto insieme alla nostra 16ª missione, che è stata una missione sconvolgente, drammatica, pericolosissima, che ha fatto emergere in maniera devastante che cosa significa in Europa e in questo paese esternalizzazione delle frontiere, che cosa significa una gestione repressiva, totalmente repressiva, unicamente repressiva dei flussi migratori, e perché noi dopo questa missione in cui siamo stati aggrediti e è stato attentato alla nostra vita e alla vita delle persone che stavamo salvando da parte della cosiddetta Guardia Costiera Libica, siamo stati sottoposti ai provvedimenti del decreto Piantedosi 2, che noi ci rifiuteremo sempre di chiamare con il nome di una strage, come invece piace chiamarlo a tanti, non lo chiameremo mai decreto Cutro, ma in realtà è dopo quella strage, quell'ennesima strage, che tra le altre cose il ministro degli interni decide tutta una serie di azioni ancora più restringenti per l'intervento delle navi della flotta civile, per cui immediatamente dopo questa missione, il 5 di aprile, noi siamo stati sottoposti, la nostra nave è stata sottoposta a un fermo amministrativo e a una sanzione pecuniaria che arriverà fino a 10.000 euro. E questo fermo amministrativo, se non si pronuncerà diversamente il Tribunale di Trapani presso cui abbiamo fatto ricorso, cadrà proprio il 25 aprile. Sarà, diciamo, come dire, una giornata, ci auguriamo, trasversale e amplificata di liberazione, ma ci ha fatto ragionare molto anche sul concetto di resistenza, un concetto di resistenza che oggi noi non possiamo scindere dalla guerra, dalle guerre, dai drammi che causano le guerre e dalle prime vittime sempre uguali di tutte le guerre, vale a dire i civili, la popolazione civile che diventa il bersaglio principale e l'unica vittima sacrificale, spesso inascoltata, spesso dimenticata, spesso sottovalutata di ogni conflitto, e che ci chiama oggi ad una diserzione collettiva verso questo concetto di guerra, verso le guerre e verso anche, come si diceva prima, un concetto di pacifismo che può significare come semplicemente non fare niente. E invece la rivendicazione che noi vogliamo dare, che abbiamo dato anche quando siamo partiti per le nostre prime missioni in Ucraina dopo lo scoppio della guerra, dopo l'invasione russa, di pacifismo invece come essere partigiani, scegliere esattamente da che parte stare e stare dalla parte della popolazione civile, delle popolazioni civili, così come stiamo dalla parte dei civili che migrano e che rischiano la propria vita, ci sembra la scelta più decisa e necessaria che dobbiamo fare e con la quale, diciamo, diamo un contributo alla manifestazione del 25 aprile e all'appello del manifesto. Grazie mille Laura, grazie non soltanto per, diciamo, per stare con noi in questa campagna, ma soprattutto per tutto quello che fate. 25 aprile, Resistenza, la Costituzione. La Costituzione, diceva Calamandrei, è un pezzo di carta che cammina, bisogna farlo camminare con l'impegno delle cittadine e dei cittadini. E oltre che camminare, bisogna farla anche navigare, mi viene da pensare. Voi fate navigare la Costituzione grazie al vostro lavoro. Allora ci si vede a Milano, probabilmente non so se tu verrai, ma comunque in ogni caso siamo siamo sulla stessa barca, forse potremmo dire. Esatto, un remo per Un ciascuno. remo per ciascuno. Ciao, grazie. Grazie, buonasera a tutte e tutti. E abbiamo fatto aspettare un po' il nostro terzo ospite, ma con lui giochiamo davvero in casa, anche forse più in casa che ancora, perché ha da poco, sveliamo un piccolo segreto a chi ci ascolta, ci ha da poco mandato un pezzo che pubblicheremo
sul giornale di domani. In questo momento sta, credo, andando in tipografia, mi auguro, se tutto va bene, visto l'orario. C'è Patrizio Connella, che è il presidente di Antigone, ed è una doppia occasione quella di averla qui. Anche Antigone, che è del resto una costola, possiamo dire, forse, non so se Patrizio accetterebbe questa definizione, comunque è un pezzo della storia del manifesto e partecipa alla nostra campagna. Anche per Antigone è possibile dare una parte del costo dell'abbonamento come sostegno, e oggi, dico, capita davvero a proposito, malgrado appunto la triste occasione, perché proprio oggi ci sono stati degli arresti nel carcere minorile milanese di Beccaria, dove si è scoperto un nuovo caso di torture. E forse Patrizio ci aiuta a inserire anche l'elemento, diciamo, della tutela dei diritti elementari, dei diritti delle persone che sono nella custodia dello Stato, a maggior ragione se minorenni, dentro le ragioni, diciamo, del 25 aprile. Ciao Patrizio. Ciao Andrea, sì, io volentieri accetto di essere costola, anche perché ricordo che Antigone è un'associazione dal 91, ma era una rivista veicolata dal giornale, dal manifesto, e che aveva proprio in Rossana Rossanda, le sue fondatrici di quella rivista. E diciamo, molti di noi si sono formati, io allora ero molto piccolo, ma insomma si sono formati su quella rivista e si sono formati sulle letture dell'Antigone di Rossana, della tragedia, diciamo su questo grande conflitto tra legge e giustizia e quindi cosa significa essere disobbedienti. Sì, noi diciamo ti ringrazio e ringrazio tutti voi e ringrazio il manifesto che, di cui mi sento parte, devo dire. Stiamo parlando di 25 anni di collaborazione, perché ovviamente è importante per noi ogni visibilità e soprattutto ogni aiuto, ogni sostegno in un momento molto difficile come questo, e ovviamente in una manifestazione come quella del 25 aprile, che sentiamo nostra nelle parole chiave, siamo molto felici ovviamente di essere coprotagonisti. In un momento complicato, tu ricordavi di cos'è, diciamo, oggi è emerso nel carcere di Beccaria. Noi in qualche modo lo raccontavamo da tempo, addirittura avevamo lanciato una campagna perché fosse chiuso. È un sistema, quello di cui purtroppo i giudici raccontano nell'ordinanza di custodia cautelare nell'istituto minorile di Beccaria Milano, è un sistema, cioè non è il caso di un singolo o di due o tre agenti che usano la violenza, usano le mani, pestano, torturano. No, era un sistema, perché se stiamo parlando di un carcere con poche decine di persone, perché i minorili sono piccoli, e di 25 agenti sotto processo, di cui 13 in custodia cautelare in carcere, quindi la più grande delle misure cautelari, vuol dire che era proprio un sistema drammatico, tragico nei confronti di ragazzini. Fortunatamente si è scoperchiato. Però la cosa che temiamo, Andrea, è che in realtà ogni volta che c'è un processo di questo genere sentiamo il silenzio istituzionale, e dietro quel silenzio sentiamo e ricordiamo le parole del ministro Nordio, che in una recente interrogazione parlamentare ha ricordato che verrà modificato il delitto di torture, che si metterà mano alla legge, e questo significa ammazzare i processi, ammazzarli tutti, da Santa Maria Capua Vetere al processo che ci sarà quando ci sarà di Milano, passando per Reggio Emilia, Torino e così via, tutti i processi in cui Antigone è parte civile. Quindi noi siamo con i nostri avvocati nei processi e quindi diciamo siamo molto impauriti da un cambiamento di questo genere, che sarebbe, io penso, la prima volta al mondo che un paese democratico, perché le dittature è facile farlo, che un paese democratico cambi e torni indietro in materia di torture. Insomma, sarebbe un segnale terribile. Certo. Voi oggi avete anche presentato il rapporto di Antigone che è fatto ogni anno, però la situazione non cambia, nel senso, mi riferisco in particolare alle condizioni della detenzione e ovviamente a quella dei suicidi in carcere,
In questi primi mesi dell'anno siamo già oltre 100 suicidi, se non sbaglio. 100, in realtà sono 101 suicidi per tutto il 2023 e i primi mesi dell'anno. Diciamo oggi, fra l'altro, c'è stato un suicidio a Regina Coeli nella giornata di oggi. Sì, noi abbiamo presentato questo rapporto con due numeri tragici. Il numero dei suicidi, che ovviamente significa ogni 3-4 giorni si suicida una persona in carcere con un tasso di suicidi 19 volte superiore a quello della realtà esterna. E un altro numero è quello del sovraffollamento, 12.000 persone in più rispetto alle potenzialità ricettive, il che significa persone che vivono al terzo piano di un letto a castello. Ed è uno di questi che viveva al terzo piano che oggi si è tolto la vita nel carcere romano di Regina Coeli. Ecco, quindi questo, diciamo, noi abbiamo presentato un rapporto che facciamo tutti gli anni con le nostre visite, abbiamo visitato 100 carceri nel 2023. E appunto l'idea è di informare criticamente. Dico due parole sul perché carcere liberazione e carcere resistenza. Andrea, hanno ovviamente, tu hai citato Calamandrei prima. Calamandrei diceva: se volete conoscere la Costituzione, andate a visitare le carceri dove sono stati reclusi coloro che l'hanno scritta, quella Costituzione. Nel carcere romano di Regina Coeli c'era Pertini, c'è stato Saragat, ci sono stati due ex presidenti della Repubblica, è stata incarcerata la Resistenza. Ecco, diciamo, sono loro i costituenti, diciamo, imprigionati dal fascismo che hanno scritto gli articoli 13 e 27 della Costituzione. Proprio quell'articolo 13, dove in tutta la Costituzione si usa solo una volta la parola punire a proposito di chi abusa della propria autorità. E quindi per noi ovviamente il ricordo non è solo memoria, ma è anche materia viva, è anche ricordare come chi ha scritto quelle norme aveva subito l'onta della prigionia fascista. Grazie. Grazie mille. Allora va bene, Tizio, ti ringraziamo, così come ringraziamo tutte le nostre ospiti e i nostri ospiti. La trasmissione la possiamo interrompere qui, non prima però di avervi ricordato, innanzitutto, domani in edicola trovate il nostro supplemento speciale a 2,50 € più il prezzo del quotidiano, e se non lo trovate, ma lo troverete, ricordatevi che a Milano in piazza lo diffonderemo ampiamente con anche dei nuovi gadget che abbiamo prodotto del manifesto con le vignette del nostro Michael e Mirko. E partecipare soprattutto a questa campagna speciale di abbonamenti, di cui stasera vi abbiamo raccontato alcuni dei protagonisti. Abbiamo fatto un quadro, diciamo, difficile della situazione, ma anche proprio perché il quadro è difficile, è bene che a camminare siamo insieme ai nostri compagni, ai nostri amici, e siamo uniti nel tentativo di cambiare lo stato di cose presenti, a cominciare da giovedì prossimo in piazza a Milano. Grazie a Luciano Cimmino, grazie a Andrea Carugati, e Ci vediamo il 25 ci aprile. vediamo il 25 a Milano.